Buona visione da Tim. Buonasera. Stiamo per iniziare un viaggio attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti della storia, dell'archeologia e del pianeta. Luoghi molto diversi come Pompei, Ercolano, Stabia, Oplontis. Luoghi molto diversi, sì, ma uniti da uno stesso destino che li ha bloccati nel tempo. Iniziamo questo nostro viaggio da Pompei. Allora, il sole è tramontato, i turisti sono andati via. Pompei è tutta per noi e la visiteremo, esploreremo e lo vedrete. In realtà sarà come fare un viaggio indietro nel tempo, di tanti secoli, fino a quel giorno. Quel giorno in cui il vulcano è esploso, questa immensa colonna che è salita in cielo, e proprio questa strada, con questo basolato, è stata percorsa da tantissima gente, gente che scappava in preda al panico. Cominciava così l'ultimo giorno, ma soprattutto l'ultima notte di Pompei. Pompei non è una città fantasma, perché tutto quello che vedete attorno a voi in realtà vi parla di vita, di una vita di 2000 anni fa. E allora immaginate, attorno a noi c'erano uomini e donne che passeggiavano, scherzavano, ridevano, entravano in queste taverne, in questi negozi, nelle case. Tante vite, tante vicende che si sono intrecciate, che cercheremo di raccontarvi questa sera, perlomeno alcune, negli ultimi momenti di vita di Pompei. E lo faremo grazie a queste rovine che vi raccontano, vi parlano, ma anche grazie a delle testimonianze di prima mano, come quella di Plinio. Gli dèi hanno permesso che io tornassi qui. Sono il nipote del grande Gaio Plinio II, il naturalista, l'ammiraglio, l'autore della Naturalis Historia. Io ne porto il nome. Plinio il Giovane mi chiamano, anche se la giovinezza ormai è lontana. Ma lo fanno soltanto per distinguermi da mio zio, Plinio il Vecchio. Quando tutto è successo io ero un ragazzo, 17 anni. Non ero qui, ero a Miseno, ma ho visto tutto e ve l'ho raccontato. E ora, a distanza di 2000 anni, torno qui in questa città, la più viva delle città morte. La più viva delle città morte. Pompei. È la sera che precede l'eruzione, mancano 12, 13, 14 ore al cataclisma. E
qui a Pompei possiamo vedere queste strade animate da persone che stanno per tornare a casa. Insomma, c'è la tipica animazione di ogni centro abitato poco prima della quiete notturna. Ma che tipo di persone avremmo incontrato su questa strada e questi marciapiedi? Beh, certamente delle persone simili a noi, erano italiani dell'epoca, ma attenzione, una cosa che ci avrebbe stupito è la statura. Si era più piccoli allora, gli uomini all'incirca 1,65 m di media, e le donne 1,55 m. E poi anche l'età, era una società molto giovane, tanti bambini in giro e pochi vecchi. E contrariamente a oggi, erano le donne a vivere meno degli uomini per i problemi di parto, quindi c'era una media, diciamo, di vita intorno ai 30 anni per la donna e 40-41 per l'uomo. Naturalmente si vedevano anche dei vecchi, ma erano rari. Certo, era una città però con dei problemi. C'era preoccupazione per via dei terremoti. E poi c'era un altro problema in città. Guardate, le fontane, la strada, erano vuote. Le terme non erano usate perché non c'era l'acqua e questo portava a tanti problemi. Insomma, Pompei era una città in crisi. La mancanza di acqua aveva certamente cambiato le abitudini, non si andava più nelle terme, i lavori di ristrutturazione erano, diciamo, rallentati. Insomma, il volto di questa città era un volto di una città in emergenza. Ma perché non c'era l'acqua? Semplicemente perché il sollevamento graduale della terra per via di una eruzione imminente, ma anche le deformazioni dei terreni e anche le scosse dei terremoti avevano certamente fratturato magari delle porzioni degli acquedotti oppure delle tubazioni, e si stava procedendo a riparare tutto questo. Era un momento di crisi. Comunque, immaginate questa via e questi ambienti oggi vuoti. Immaginate di ridar loro vita, che le pareti riprendano forma, colori, e anche vi ritrovate di nuovo in mezzo alla gente di quella sera. C'è chi va verso casa e chi invece si attarda a chiacchierare. Un sesterzio. Prego. Ti aspetto domani. A domani. Dammi da bere, Placido. Ti vedo pallido, Fabio. Non è andata bene la caccia? Niente. È dall'alba che sono a caccia sul monte. Cervi, caprioli, sono scappati tutti. Poi c'è un'atmosfera strana oggi. E non tutte le giornate sono uguali. Sarà per la mancanza d'acqua. E questo mi preoccupa. Forse più che il dio del vino dovrei pregare il dio dell'acqua. Su, sbrigati che abbiamo altro da fare. Dammi altro da bere, Placido. E anche qualcosa da mangiare. Qualcuno deve ancora comprare qualcosa per cena o anche mangiare. E viene quasi certamente in questo termopolio. Questo è un termine che tutti noi abbiamo sentito. Però in realtà termopolio vorrebbe indicare un bar, un locale, è un termine dell'Ottocento. I romani non usavano questa parola, usavano altre parole, caupona o anche opina. Ed ecco questo tipico bancone con queste aperture. Sapete, all'interno c'erano delle giare, diciamo, affogate, completamente incluse in questo bancone di muratura coperto con queste lastre di marmo. Che cosa c'era quest'interno? Beh, legumi secchi, della frutta, delle cipolle, del farro, frumento, eccetera. Quindi in realtà questo luogo era qualcosa di più di un bar, di una tavola calda, ma era una specie di alimentari, di spaccio. Si poteva venire qui, comprare del cibo o anche mangiarlo, perché su questo bancone si vedono ancora le tracce di una specie di piano cottura, quindi qui veniva cotta probabilmente magari anche della carne, del pesce o, come è stato trovato, per esempio una casseruola con delle tracce di fava e cicoria, quindi c'era una minestra di fave e cicoria.
E all'interno però di questa apertura, vedete, di questa giara, è stato trovato qualcosa di molto interessante, delle monete. All'inizio si pensava fosse l'incasso della giornata nascosto all'interno di questa giara e poi dimenticato comunque nella fuga per l'eruzione, è rimasto tutto lì, ma in realtà si tratta di ben 1385 monete, 5 kg di bronzo, l'equivalente di 3500 euro, troppo per un incasso, anche di più giorni. Probabilmente era una specie di deposito di soldi per pagare i fornitori o anche, diciamo, mettere una parte dell'incasso della giornata. Mancano le monete d'oro e d'argento. Insomma, sono state trovate delle monete di bronzo. Già, ma quali? Il famoso sesterzo. Ne sono stati trovati 3.500 euro di monete. Ecco, allora, ecco un sesterzo. E qui lo si vede con il volto di Nerone. Non è emozionante avere in mano una moneta che è stata usata fino a poche ore prima dell'eruzione? Cos'altro possiamo dire di questo luogo? Beh, innanzitutto che il proprietario si chiamava Vetuzio Placido e sua moglie, Ascula, avevano realizzato questo bellissimo larario. Che cos'era? Era un tempio, se volete, dipinto, e che rappresenta alcune divinità legate poi al commercio, perché qui vedete Dioniso, quindi legato al vino, qui invece Mercurio, che è legato al commercio, anzi era il protettore dei commercianti. Infatti lo si vede qui con un sacco di monete, ma era anche il protettore dei ladri. E poi ci sono queste due figure di giovani, sono dei lari, sono l'anima dei defunti, degli spiriti che vengono dall'oltretomba, ma sono protettori. E al centro l'anima del capostipite del clan al quale apparteneva Vetuzio Placido. Ora, naturalmente, in quelle ore si parlava di tante cose, dei terremoti, sicuramente qui tremavano i bicchieri con all'interno magari il falerno, ma poi sicuramente uno dei problemi pratici per chi aveva un locale era la mancanza di acqua. Ti sono piaciuti i miei fagioli? Buoni, buoni. Pensavo, Placido, oggi, quando ero a cacciare sul monte, gli alberi, i cespugli, l'erba, è tutto secco. È l'acqua, credimi, nulla vive senza acqua. Ci sono dei vapori d'acqua calda e del fumo denso, poi questo odore terribile come di uova marce. Ci prepariamo per chiudere? Sì. Io credo che gli dei ci abbiano maledetto. In via dell'Abbondanza vivevano tanti pompeiani ricchi, alcuni chiacchierati, ma comunque di spicco nella vita sociale di questa città. Uno di loro era Caio Giulio Polibio e abitava proprio in questa casa di fronte a me. Chi era? Beh, era probabilmente un ex schiavo. Una volta liberato aveva fatto tantissimi soldi nel commercio del pane. E immaginate, probabilmente aveva dei forni, era proprietario di forni, aveva anche dei muli e dei mulattieri che affittava a chi ne aveva bisogno, un po' come se avesse avuto una ditta con dei tir. Ora, una volta diventato ricco e molto ambizioso, aveva deciso di lanciarsi in politica. Mi sembra di intuire che Polibio fosse un individuo influente nella vita politica pompeiana. Assolutamente sì, era un individuo di spicco. Buonasera, Marco D'Amore. Ciao, Alberto. Sì, era una persona importante e chiacchierata, ma anche con un certo fascino sulle donne. In effetti, di queste scritte elettorali ce ne sono alcune realizzate da delle donne. Una che lavorava in una tintoria e altre due erano delle prostitute. E questo non gli deve essere piaciuto, perché ha fatto cancellare i loro nomi. Ma possiamo dire che fosse un po' un traffichino, un disonesto? Assolutamente sì. Possiamo definirlo
un Ras, qualcuno ha detto anche un piccolo Al Capone, diciamo, del quartiere, è possibile. Ma diciamo che bisogna anche ricordare comunque il lato drammatico della sua esistenza, ex schiavo, e poi è morto proprio qui dentro in modo terribile a causa dell'eruzione. Lui e tutta la sua famiglia. Aveva una figlia di 16 anni, incinta, ormai già arrivata a termine, e non sono riusciti a scappare proprio per lei. In questo viaggio mi è sembrato di capire che a Pompei ci fosse un'umanità variegata. Per esempio, ho sentito di una signora che si chiamava Faustilla che prestava i soldi a strozzo, esigendo addirittura il 40% di interesse. Che è tantissimo, non è vero? Beh, direi di sì. E poi so che in città c'erano tante, tante bische clandestine e si giocava ai dadi. Ma questi dadi sono truccati. Sono truccati. Eh sì, c'è il segreto. Sono cavi, vedi? All'interno si inseriva un peso per far cadere i dadi sulle facce sperate. Quindi erano dei dadi di Bari. Sì. Questi sono stati trovati proprio qui a Pompei. Assolutamente sì. Poi ho sentito la storia di un banchiere che faceva sfruttamento della prostituzione. Lui aveva un'attività di facciata. Possedeva un termopolio, che era l'antesignano del bar, in cui lavoravano delle cameriere molto belle, generalmente esotiche, che però si prostituivano. Beh, insomma, questo però è qualcosa di comune un po' in tutte le epoche, anche oggi. Assolutamente, non mi sconvolge. Poi ho sentito dire che c'erano tanti imprenditori che intervenivano direttamente per fare leggere i propri protetti e che, ad esempio, in città c'erano tantissime risse. Sì, assolutamente. Questo fatto anche degli imprenditori è interessante. Imprenditori e banchieri decidevano quale politico fare leggere ed è qualcosa che ricorda un po' i nostri tempi, ma soprattutto le risse sì. Diciamo, la vita notturna era pericolosa in tutte le città romane, ma anche di giorno le risse a volte assumevano dimensioni enormi. Qui a Pompei c'è stata una rissa nello stadio, cioè nell'anfiteatro dove venivano i combattimenti tra gladiatori. In questo caso hanno combattuto gli spettatori, i tifosi venuti da Nocera contro i tifosi di Pompei, e lo stadio, o meglio l'anfiteatro, è stato squalificato per 10 anni. Un daspo. Praticamente sì. E poi c'è stato qualcosa di ancora più drammatico. Questa è una cosa interessante che riemerge dai rapporti di scavo nell'Ottocento a Ercolano. Ad un certo punto, all'interno di una pescheria, nel cuore della città, trovano uno scheletro. È normale, fosse frutto dell'eruzione, mica tanto, perché l'hanno trovato dentro, vedi queste aperture, questi fori? In realtà sono come delle giare, qui contenevano probabilmente magari legumi secchi, ma in pescheria devono contenere dei pesci. Pesci da vendere, ma lì hanno trovato lo scheletro di un uomo senza testa e sotto c'erano strumenti da taglio, asce, eccetera. Quindi l'idea, l'ipotesi è che lui sia stato ucciso all'interno della pescheria, nel cuore della città, un omicidio d'impeto, chissà per quale motivo, gelosia, un regolamento di conti, eccetera. E avevano tagliato la testa, perché non sono stati trovati neanche i denti, quindi la testa non c'era. Motivo da definire, insomma, è un cold case perché l'eruzione ha fermato i colpevoli. Diciamo che c'è materiale per una sceneggiatura moderna da crime movie. Se lo dici tu. Però Alberto, non è che questo succedesse solo a Pompei. No, assolutamente, questa è la cosa interessante. Qui a Pompei possiamo leggere molto bene questa storia dark della vita dell'impero romano, ma le stesse cose che accadevano qui accadevano ovunque nell'impero, accadevano nel sud della Francia, dove per esempio l'equivalente di un governatore rubava, faceva fare dei lavori fittizi e prendeva soldi pubblici, insomma c'era veramente di tutto, ma anche in Medio Oriente, in Nord Africa, così era la vita allora. Io, nonostante tutte queste storie, ne ho raccolta una di cui mi sono davvero innamorato. È il racconto di un'attrice famosissima all'epoca, oggi potrebbe essere una novella soubrette, che si chiamava Novella Primigenia. Ah, sì. Era bella, affascinante, aveva fatto innamorare tanti potenti, ma non solo qui a Pompei, anche nei paesi limitrofi. Assolutamente, pensa che il suo nome è quello più ricorrente di una donna sui muri di Pompei, quanto quello di Ercolano. Un uomo era talmente invaghito di lei che ha scritto qualcosa che ricorda molto una nostra canzone del passato, Un'ora sola ti vorrei, ma lui ha scritto Un'ora sola vorrei essere il sigillo del tuo anello che porti sulle labbra per inumidirlo prima di firmare, eccetera. Io, Alberto, continuerei il mio viaggio, magari la incontro. Grazie Marco e buona fortuna. Ciao.
È mezzanotte. Per le strade di Pompei non si vede più nessuno. Sono molto buie le notti qui a Pompei, ma non solo a Pompei, in tutte le città romane. E non è consigliabile muoversi dopo il tramonto. Qua e là ci sono ancora delle luci accese, una locanda dove si gioca ai dadi, si beve. Una finestra da cui proviene la debole luce di una lucerna. Però, sentite, qua c'è un vociare proprio alla fine di questo vicolo, un po' stretto e storto. È molto famoso, perché qui si trova un lupanare. Lupanare Pompei. Erano tanti i lupanari, ma questo è quello più famoso. È il lupanare di Africanus e Victor, dal nome dei due proprietari. Ma come mai si chiamano lupanari? Bene, il nome di questi luoghi deriva da lupa, che era il termine con il quale si indicava le prostitute, ma veramente di bassissimo livello. E l'attività in queste case del piacere non cessava mai, neanche di notte. Torna presto. Tornerò molto presto, mia dolce gattina. Lo sai bene. La tua passione mi scalda il cuore. Ricordati di pagarmi, però. Ma che bel giovane. Hai di certo bisogno di un aiuto. Voglio passare la notte con una donna, bella. Ti assomiglia a novella primigenia, ce l'hai una? Ma per lei servono sesterzi. Ho tutto quello che serve, ma le deve somigliare, però. Io sono più bella di novella primigenia. Chiedo meno e so dare di più. Bella è bella, però non so se sarà così appassionata. Vieni, giudica tu stesso quanto valgo. Questo oggi è uno dei luoghi forse più visitati di Pompei. Ma qual era l'atmosfera reale a quell'epoca? Ebbene, al piano di sopra vivevano le prostitute dentro delle cellette e invece qui al piano inferiore, per così dire, operavano. C'è questo corridoio con cinque stanzette molto piccole e dovete immaginare che non c'erano neanche delle porte. Allora l'atmosfera all'epoca era di grande promiscuità, c'erano appena delle tende, si sentiva tutto, c'erano delle lucerne appese che vi davano queste luminosità un po' soffuse. E allora cosa c'era dentro ognuna di queste celle? Andiamo a scoprirlo. Vedete, c'era un letto in muratura, un bancone. Naturalmente qui sopra dovete immaginare un materasso e dei cuscini. E qui c'erano le prostitute. Prostitute che operavano e molto spesso colpivano a tal punto i clienti che hanno lasciato qui i clienti molti graffiti. Alcuni addirittura si innamoravano delle prostitute, altri invece si vantavano della propria virilità. E da questi graffiti conosciamo anche i nomi di queste prostitute. Una si chiamava Attica, un'altra Mirtis, dei nomi greci, ma non erano greche. Queste ragazze, che erano quasi sempre delle schiave, avevano dei nomi greci, per così dire, nomi d'arte, per dare un tocco esotico, un tocco orientale. E dai graffiti sappiamo che c'erano anche dei ragazzi che si prostituivano. E poi, naturalmente, tutti i visitatori oggi sono attratti da questi quadretti erotici, visti come qualcosa di osé, ma in realtà, se li guardate bene, certo, rappresentano diverse posizioni, diverse situazioni di applessi, ma non sono mai volgari, sono spinti, ma mai volgari. E questo è tipico dell'approccio romano anche, diciamo, alla vita sessuale. Tra l'altro questi quadretti non si trovano solo nei lupanari, ma spesso nelle case dei signori, nelle domus, c'erano delle piccole stanze adibite proprio al sesso del padrone con delle schiave oppure degli ospiti, e c'erano quadri di questo tipo. Tra l'altro da questi quadretti si intuisce che una donna romana non si scioglieva mai i capelli per, diciamo, i suoi incontri amorosi. E a proposito degli incontri amorosi, bisogna dire che i romani vivevano il sesso come un dono
di Venere, di Priapo, da vivere intensamente. L'ultima sera di Pompei. La vita continua con i suoi rituali. Una cena in un triclinio. Ma nessuno può immaginare ciò che sarebbe accaduto da lì a poco.